futura, insomma, si comincia a giocare anche per l'Europa, per la Champions. Sì, sì, è sempre bellissimo essere in questo, torneo di Champions. È sempre difficile, è sempre diversa, però è una bella opportunità subito a giocare contro la Juve, ma anche contro una bella squadra in Zaxa, anche a Repubblico Ceco, quindi è un girone molto difficile ma molto bello per dimostrare il nostro gioco. Comincia proprio contro la Juve, ci hai giocato pochi giorni fa, sì. Da dove si riparte? In campo, subito aggressivi, subito con la confidenza per batterli, perché sicuramente sappiamo che ci manca pochissimo. Questa settimana in allenamento prima della partita lavoriamo per migliorarci, correggere questi errori che abbiamo fatto e andiamo in campo con tutta la confidenza per batterli. Che accoglienza ti aspetti a Civitanova? Non lo so, io spero che mi ricevano bene, mi ricevano felici, però io per questa volta vado a giocare una partita di pallavolo. Ho tanti amici lì, però se voglio andare lì per salutare i miei amici, vado con la vacanza. Questo è una trasferta di negozio, di business. Io vado lì per giocare una partita, per vincere una partita di pallavolo, e forse dopo vado a salutare i miei amici, ma il primo obiettivo è sempre vincere. La Champions League la conosci bene, è una competizione dura, quest'anno ancora più dura di quelle del passato, sarà ancora più difficile andare avanti. Sì, sembra sempre così, e l'anno prossimo è sempre più difficile a passare. Soprattutto in Champions, però c'è la possibilità, quindi facciamo tutto per passarci. Sarà veramente difficile, dobbiamo andare a Civitanova, a Zaxa, a Repubblico di Ceco, però ce la facciamo. Siamo abbastanza abituati per giocare in questo torneo, anche ogni tre giorni è difficile, una partita ogni tre giorni, però siamo pronti fisicamente e anche mentalmente. Ti piace la maglia gialla? Sì, mi piace, mi piace molto, perché è un po' diverso, un po' abbiamo questo chance per cambiarci un po' in campo, è bello, mi piace tanto. Ok.